In questo video spieghiamo cosa vuol dire campo vettoriale conservativo, irrotazionale e come questi concetti si collegano grazie al teorema di Gauss-Green. Abbiamo già parlato degli integrali curvilinei di prima specie, ovvero integrali su curve applicate alle funzioni, e adesso vediamo quelli di seconda specie, applicati ai campi vettoriali. Se infatti volessi capire quanto è efficace un campo di forze per far compiere a un corpo una certa traiettoria, una curva gamma definita nel piano cartesiano, l'unico modo per farlo sarebbe calcolare una grandezza chiamata lavoro, che è la somma di tutti i prodotti scalari tra il campo vettoriale F, calcolato lungo quella curva, e il vettore ds, ovvero un vettore tangente alla curva che rappresenta l'infinitesimo spostamento che il corpo fa lungo quella curva in virtù proprio di quel campo. E se avete già visto il video sugli integrali curvilinei di prima specie, vi sarà molto facile capire come si arriva a questa espressione operativa del lavoro, che è un integrale definito nella variabile t, la variabile con cui parametrizziamo la nostra curva. Questa espressione è sì operativa, ma per niente comoda, visto che ogni volta che incontriamo la x e la y, sia nelle componenti del campo vettoriale, sia in quelle di ds, dobbiamo sostituirle con le equazioni della curva che rappresentano. Ma per certi tipi di campi si può utilizzare un trucchetto che ha quasi del magico, ovvero dei campi conservativi. Un campo vettoriale si dice conservativo se lo si può esprimere come il gradiente di una funzione chiamata potenziale, e quindi se le sue componenti sono caratterizzate dall'essere entrambe le derivate parziali, rispettivamente in x e y, di un'unica funzione originaria. In pratica, tutte le volte che abbiamo calcolato il gradiente di una funzione, magari per trovarne i massimi e i minimi, abbiamo creato un campo vettoriale conservativo. Che vantaggio c'è nell'essere conservativi? Beh, permettetemi un piccolo abuso di notazione per velocizzare la dimostrazione, e fatemi riscrivere il gradiente come una derivata vettoriale in ds, dove ds è sempre quel vettore infinitesimo che abbiamo imparato a parametrizzare nella variabile t nel video sugli integrali di prima specie. Se tanto ds ha componenti dx e dy, allora du in ds può essere un modo compatto per riscrivere du in dx e du in dy. Quindi, quando calcoliamo il lavoro di questo campo conservativo, otteniamo l'integrale di un prodotto dove ds al numeratore e al denominatore si semplifica, facendomi perdere qualsiasi informazione che avevo sulla curva, dato che la sua parametrizzazione era contenuta proprio in quel vettore ds. Il lavoro quindi diventa il facilissimo integrale di du, cioè l'integrale di 1, che mi darà come risultato la differenza di potenziale tra il punto B e il punto A. Questo quindi vuol dire che in un campo di forze conservativo non importa quanto sia lungo il percorso che voglio far compiere a un corpo per passare da un punto A a un punto B. Il dispendio di energia sarà sempre lo stesso e sarà pari alla differenza dei valori della funzione potenziale tra quando viene calcolata nel punto B e quando viene calcolata nel punto A. E inoltre, questo vuol dire che il lavoro su una qualsiasi curva chiusa sarà nullo, visto che stiamo facendo la differenza tra gli stessi valori della funzione potenziale, dato che punto iniziale e punto finale coincidono in questa curva. Il vantaggio quindi nell'usare campi di questo tipo è evidente. Ma come facciamo a riconoscere un campo conservativo? Per farlo, ci affidiamo a una grandezza chiamata rotore. Il rotore di un campo vettoriale è una grandezza che serve a capire quanto un campo tende a ruotare, in verso orario e antiorario, attorno a un certo punto. Molti di voi magari hanno già visto questo operatore e sanno che è una grandezza definita da un prodotto vettoriale tra il campo vettoriale F e il rotore Nabla, di cui abbiamo già parlato ampiamente in tanti video di questa rubrica. Essendo il prodotto vettoriale esattamente l'opposto di quello scalare, ovvero la differenza dei prodotti fra le componenti incrociate, si può dedurre che il rotore avrà come espressione la differenza fra le derivate parziali incrociate, fra le componenti di un campo vettoriale. Ma qui vi pongo la stessa domanda che vi ho posto nel video sulla divergenza. Perché proprio questa espressione mi fa capire se un campo vettoriale tende a ruotare o meno attorno a un certo punto? Perché devo fare proprio questo prodotto vettoriale? Anche qui vi faccio i complimenti se ve lo siete domandati. E infatti, la definizione originaria di rotore non è questa. Il rotore, in realtà, viene definito come il limite del rapporto fra il lavoro che viene fatto lungo una curva chiusa da un certo campo vettoriale e l'area racchiusa proprio da quella curva chiusa. E questo limite viene fatto per A che tende a zero.
e il simbolo che vedete accanto alla L di lavoro indica che la curva fa da frontiera proprio all'area A. Anche se lo esprimi in modo più complicato, questa definizione è più coerente con ciò che il rotore vuole rappresentare. Infatti, se supponiamo la rotazione antioraria come positiva, avremmo che la rotazione del campo sarà positiva proprio quando i prodotti scalari tra lui e ds sono positivi, e cioè quando questi due vettori sono concordi. Mentre invece quando il campo ruota in verso orario, i prodotti scalari saranno tutti negativi, e come ci aspettavamo, questo ci darà un rotore negativo, cioè una rotazione oraria. E infine, guarda un po', quando tutti i prodotti scalari tra F e DS sono nulli, nel senso che sono perpendicolari fra di loro, il lavoro viene zero, e infatti, come vedete, il campo non sta ruotando, e in gergo si dice che è irrotazionale. E inoltre, ha senso che debba essere fatto il limite per A che tende a zero, cioè che bisogna vedere cosa accade quando la curva è molto piccola, così da poter dire che il comportamento del campo lungo la curva che circonda un punto sarà pressoché lo stesso proprio in quel punto. Mentre invece per curve macroscopiche il fatto che il campo abbia ad esempio un lavoro complessivo negativo non indicherà nulla sul suo rotore calcolato in quel punto, proprio perché tra lui e la curva c'è talmente tanto spazio che esso può avere più comportamenti contemporaneamente. Come si passa da questa definizione di rotore, sicuramente più sensata ma meno comoda, a quella più pratica che conosciamo tutti? Spieghiamolo brevemente. Partiamo col calcolare il lavoro di un campo lungo un rettangolo e rendiamo questo rettangolo talmente piccolo da poter considerare il campo costante in direzione, modulo e verso a parità di lato in quel calcolato. Su ciascun lato il lavoro sarà facilissimo da trovare. Per esempio sul vettore di componenti dx0, cioè dove lo spostamento è solo orizzontale, il prodotto scalare verrà semplicemente f1 per dx. E sul vettore meno dx0, negativo perché se percorro la curva in verso antiorario, su quel lato vado da destra verso sinistra, cioè verso le x negative, il prodotto scalare verrà meno f1' per dx, e mettiamo il primo per evidenziare il fatto che su quel lato il campo ha un valore leggermente diverso. Per cui il lavoro complessivo svolto sui lati orizzontali sarà pari alla variazione infinitesima della componente 1 del campo per dx. Ma per correttezza dovremmo scrivere meno df1 per dx, visto che le differenze si fanno tra valore finale, nella y più grande, e il valore iniziale, nella y più piccola. E noi, avendo fatto il contrario, dobbiamo mettere il meno. Sui lati verticali faremo ovviamente la stessa cosa, e il lavoro complessivo in quel caso verrà df2 per dy, e in quel caso manteniamo il più, visto che la differenza l'abbiamo effettivamente fatta tra il valore finale, con la x più grande, e il valore iniziale, con la x più piccola. Ora, poiché stiamo parlando di un rettangolo, la sua area sarà data dal prodotto dei suoi lati, e quindi il rotore, che è definito come il rapporto tra la somma dei lavori su tutti i lati del quadrato e l'area del quadrato stesso, diventerà, semplificando membro a membro, la differenza fra le derivate parziali incrociate delle componenti del campo vettoriale. E poiché questa differenza somiglia proprio al prodotto vettoriale tra F e nabla, ecco che arriviamo alla notazione più popolare del rotore di F. Non mi stancherò mai di citare Triple One Brown in situazioni del genere. È vero che cinicamente potreste definirlo come un abuso di notazione, ma più caritatevolmente potreste vederlo come un esempio del bellissimo ciclo fra scoperta e invenzione che c'è in matematica. È vero infatti che non sto realmente facendo un prodotto vettoriale, ma aver scoperto questa nuova espressione del rotore mi permette di capire una cosa importantissima, ovvero come capire finalmente se un campo è conservativo. Consideriamo un sistema molto semplice, costituito da quadrati posti a contatto fra di loro, in modo tale da condividersi un lato. Su questi lati condivisi ovviamente il lavoro totale sarà zero, visto che, percorrendo in verso antiorario entrambi i quadrati, si incontrerà quel lato due volte, facendo spostamenti uguali opposti. Da questo deduciamo che la somma di tutti i lavori su tutte le curve chiuse che compongono quel dominio è pari solo al lavoro complessivo sul bordo di quel dominio, sui lati non comuni in pratica. Ma poiché il rotore viene definito come il rapporto tra il lavoro svolto sul bordo di uno di quei quadrati e l'area del quadrato stesso, possiamo descrivere il singolo lavoro come il prodotto tra il rotore e l'area infinitesima di A. Se avete visto il video sul teorema della divergenza, già avete capito dove voglio andare a parare. Se ora estendiamo questo concetto a una somma di tantissimi infinitesimi quadratini,
Il lavoro totale sarà comunque unicamente il lavoro calcolato sulla poligonale che circonda tutti questi quadratini e sarà una poligonale talmente spezzettata da poter approssimare una curva. Ed ecco che arriviamo a quello che si chiama teorema di Gauss-Green, il quale asserisce che anziché fare una somma di infiniti prodotti scalari tra il campo vettoriale e il vettore spostamento lungo la curva che circonda un certo dominio, posso fare l'integrale doppio del rotore di quel campo vettoriale lungo proprio il dominio racchiuso da quella curva. Parleremo più approfonditamente di questo teorema in un video a parte, ma per adesso possiamo notare finalmente che se il campo vettoriale è irrotazionale, ed è facilissimo verificarlo, basta controllare che le derivate incrociate siano uguali, allora quell'integrale doppio, supponendo che all'interno non ci siano punti in cui il campo non è calcolabile e che quindi il dominio sia semplicemente connesso, in gergo, farà zero. E quindi anche il lavoro sulla curva che circonda quel dominio farà zero. E se questo vale per qualsiasi curva chiusa, allora, per definizione, il campo è conservativo. E quindi il lavoro su qualsiasi altra curva sarà facilissimamente calcolabile con la differenza di potenziale. Ecco quindi perché vale così tanto la pena di fare un paio di derivate e di verificare che il dominio non abbia buchi per capire se il campo è conservativo. Ma una volta verificato, come si calcola questa differenza di potenziale? E come si svolgono gli esercizi dove le curve sono tridimensionali e quindi sia il campo sia il potenziale sono a tre dimensioni? Se vuoi una risposta e una guida completa e dettagliata per risolvere tutti questi tipi di esercizi, dai un'occhiata al mio corso Visualizza e Conquista, il primo corso in Italia creato con il rivoluzionario software di apprendimento matematico Manim, lo stesso che ho usato per fare le animazioni di questo video. Pensa come sarebbe studiare con strumenti visivi così potenti, finalizzati a farti avere una comprensione chiara e dinamica su tutti gli argomenti che ritieni più difficili. Leggi pure le recensioni di quelli che hanno provato il corso già diventato bestseller su Udemy e tuffati in un'esperienza che cambierà radicalmente il modo in cui vedi la matematica e che segnerà la svolta nella tua carriera universitaria.